Tutti i piaceri, sire, sono vani, ma ce n'è uno più vano di tutti. Quello che è conseguito con la pena contiene in sé una somma d'altre pene. Come strizzarsi il capo sopra un libro, alla ricerca dei lumi del vero, e intanto il vero, proditoriamente, ti porta via la luce della vista, sicché la luce, che cerca la luce, priva la luce della propria luce. Così, prima che ad uno sia possibile di scoprire la luce nella tenebra, la sua luce si sarà fatta buio, per via che intanto avrà perduto gli occhi. Dedichiamoci invece allo studio di come procurar piacere all'occhio col fissarlo su un altro, più lucente, che abbacinandolo lo prenda in cura e gli restituisca quella luce della quale era rimasto privo. Lo studio è come un sole sfolgorante che non si lascia penetrare a fondo nemmeno dalla vista più testarda, e ben poco hanno sempre guadagnato tutti gli infaticabili sgobboni, se non qualche modesta citazione tratta dai libri altrui. Questi padrini dei celesti numi, che danno un nome ad ogni stella fissa, non ritrassero mai maggior profitto dalle loro notti tra punte di stelle d'un qualunque viandante, che le stelle non ha saputo mai che cosa siano. Troppo sapere serve solo all'uomo a farsi un nome, ma per darti un nome basta un qualsiasi comune padrino.